certamente sai anche in ricordo per me i miei anni. Ida Danan, Ida Ghelino. Tra le figure di questo nostro piccolo mondo antico non poteva certo mancare Ida Danan, una fruttivendola che a sé è rimasta nel ricordo di molti. Sembra ancora di vederla in sciacquo ginetta accanto al suo banchetto sempre fornito di ogni ben di Dio, impegnata a urlare dietro a qualcuno di quei terribili figli di una volta che con uno scippo fulmineo le avevano appena portato via una mela. La Ida, infatti, al pari dei suoi vicini di banco, doveva vedersi con la notissima banda di ragazzotti della zona, un vero esercito in miniatura pronto a tutto. Erano tempi duri per i Besagnin e ancora più per quelli che non avevano il negozio, costretti giornalmente a fare i conti con la mancanza di frigoriferi per la conservazione della merce. Ida Danan verso sera iniziava il consueto pellegrinaggio alla vicina fontana dove metteva a bagno le cassette di verdura. L'acqua sgorgava limpida e fresca da un rubinetto inserito in una faccia di marmo e ricadeva poi in una bella vasca a forma di conchiglia davanti alla quale, soprattutto in estate, si formavano lunghe code di persone in attesa di riempire bottiglie e fiaschi che venivano poi bevuti a tavola. La cucinetta era uno dei quartieri più popolari di Sesti, costituita da una serie di modeste e malsane abitazioni che comunicavano con via Garibaldi attraverso un passaggio dall'intitolazione curiosa, Vico Torto. L'origine del nome della zona invece da ricondursi alla presenza in passato di alcune cucine casalinghe che facevano servizio per gli operai, sistemate al pian terreno di un gruppo di casette abbattute all'inizio di questo secolo. Ida Danan faceva affari d'oro soprattutto nel periodo di Pasqua, specializzata com'era nel confezionare i cosiddetti parmè, palme di tutte le dimensioni decorate con nastrini, fiori e medagliette. In quei giorni attorno al suo banchetto c'era sempre parecchia animazione e in mezzo ai ramoscelli d'olivo se ne scorgevano un po' a tutti i modi, alcune intrecciate anche in maniera bizzarra e ricercata. Era talmente brava a farle che Don Torre, il parroco dell'Assunta, ogni anno le commissionava la famosa palma 16 pance che Ida preparava con estrema cura facendo arrivare per tempo la materia prima da Bordighera, il centro riverasco conosciuto come la città delle palme. Il Venerdì Santo, quando veniva solennemente portata in processione per le vie del paese, appariva così alta e maestosa in mezzo a tutte quelle braccia alzate che dava quasi l'impressione di sfiorare le finestre delle case. Come in amore, e mai ci me l'andio.